Ciao ragazzi, allora nuovo video. Oggi ho pensato di iniziare con voi una nuova tipologia di video. In realtà ho preso ispirazione da una serie che ho visto sul canale di Eleonora Manni, di cui poi vi lascio tutti i link giù nell'info box, nella quale lei ci invita a cercare di smaltire il più possibile il make-up che abbiamo in casa e comunque di pensare bene di usare tutti i prodotti prima di acquistare di nuovi. Nello specifico, i suoi video intitolano tutti più o meno "Adesso basta comprare make-up", "Sono sepolta in casa", "Aggiornamento Project 10 Pan". Mi sembra davvero una tipologia di video molto particolare e che sinceramente io guardo costantemente. Proprio per questo ho pensato di proporla anche io qui sul mio canale. Se non so come andrà questa serie di video, spero bene. Nel caso vi piacciano, mi raccomando, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su in modo che io saprò che voi gradite questa tipologia di video e naturalmente nei prossimi mesi continuerò a realizzarli. Per questa volta ho deciso di inserire tantissimi prodotti per la base viso e per il trucco occhi, in quanto appunto me ne sono terminati un bel po'. Ho deciso di sostituire e iniziare con 13 nuovi prodotti. Vedrete che la maggior parte dei prodotti che introdurrò nella mia make-up routine saranno già un pochettino utilizzati. Questo perché magari li ho iniziati ad utilizzare, poi li ho messi da parte per provarne di nuovi. Partendo dalla base viso, inserisco nel mio Project Pan questo fondotinta di Evril. È naturalmente un fondotinta 100% biologico, certificato EcoCert. Credo proprio che sia agli sgoccioli, ma credo che aprendolo all'interno ci sia del prodotto. Visto che comunque lo sto utilizzando già da settembre, io direi che potrei assolutamente terminarlo, perché comunque la tonalità Claire è perfetta per me in questo momento. Devo dirvi che mi sta piacendo abbastanza, come vedete lo utilizzo molto spesso, soprattutto magari per lavoro, quando non voglio comunque una base viso troppo pesante, e adatto molto alla mia pelle secca. Ancora di Evril continuo ad utilizzare questo correttore, che sembra che ce ne sia tantissimo, ma ragazze, in realtà sono davvero agli sgoccioli. Cioè, calcolate che questo, essendo in crema, devo prelevarlo con le dita, altrimenti qui sarebbe tutto terminato. È rimasto solo un pochettino sui bordi. Mi sta piacendo tantissimo, soprattutto perché copre le occhiaie. Essendo anche questo un prodotto per pelli secche, mi nutre allo stesso tempo anche il contorno occhi e poi dura tantissimo. Quindi direi che questo possiamo assolutamente terminarlo. Andiamo avanti con un altro fondotinta. Questo è il fondotinta minerale di Sephora, nella vecchia formulazione, che non contiene parabeni, fragranze, allergeni, oli e talco. Purtroppo ragazzi, adesso non lo producono più. Il nuovo fondotinta in polvere di Sephora contiene dimeticone e non ha un buon inci. Nello specifico questo è il numero 91 Light Claire e come potete vedere è terminatissimo. È rimasto qualcosa solo qui. Assolutamente lo termino, lo finisco proprio di utilizzare. Questo vorrei provare ad utilizzarlo anche come cipria. Ancora prodotti per la base viso, terminato sicuramente quel fondotinta, io proseguirei con una cipria che, come vedete, ho utilizzato e poi ho lasciato lì. Si tratta della cipria di Evril. È fantastica, 100% biologica. Anche questa qui, ragazze, cioè secondo me in 2-3 settimane insieme al fondotinta riuscirò a terminarla. Devo dirvi che è un ottimo prodotto, opacizza bene e mi sono trovata davvero egregiamente. Ancora un altro prodotto Evril e inserisco nel mio progetto smaltimento una terra. Ho terminato, lo vedrete in uno dei prossimi video dei prodotti finiti, la mia terra di Puro Bio. Avevo preso la numero 02, che ragazze, su di me è fantastica, però prima di andare a riacquistarla, è proprio il colore perfetto per la mia pelle, voglio cercare di smaltire almeno questa di Evril, che è un pochettino calda. Cioè guardate, non è proprio una terra fredda.
e questa cosa non mi piace tantissimo, però comunque mi dispiace perché è qui nel cassetto inutilizzata e ecco, per tutti i giorni vorrei comunque almeno cercare di smaltirla. Anche questo comunque è un prodotto ottimo, molto scrivente, si sfuma molto bene. Per gli occhi inserisco, anzi continuo ad utilizzare assolutamente questa matita per sopracciglia, che è perfetta per me, ed è la matita per sopracciglia, si è tutta cancellata, scusate, ma la utilizzo veramente sempre, di Sien. Ha anche questo scovolino qui dietro, ottimo soprattutto per pettinare, anche per sfumare la matita stessa. E essendo il mio colore e trovandomi benissimo con questo prodotto, io direi che ormai la termino e ci siamo. Inserisco ancora nel mio progetto smaltimento due matite nere. Io ragazze utilizzo molto la matita nera sia all'interno che l'occhio, ma la metto anche a mo' di eyeliner perché trovo che mi stia meglio di un vero e proprio eyeliner. Ne vedete due e questa molto consumata semplicemente per un motivo. Questa è la mia matita preferita del periodo, ossia la Sien Eyeliner Pen numero 10 Black. Me ne manca pochissima, quindi io direi che posso assolutamente terminarla, la finisco e poi, appena ho terminato questa, penso ci vorrà una, massimo 2 settimane, ricomincio con questa, che era di Puro Bio. Mi sono trovata abbastanza bene, non è male per essere una matita bio. Devo sempre un po' settarla con un ombretto nero oscuro, però ragazzi ormai ci sono, cioè mi sembra proprio ridicolo buttarla così, la finisco di utilizzare e anche questa è andata. In questo modo posso provare poi tutte le altre matite nere che ho nella mia makeup collection. Ancora per gli occhi, visto che ormai non ho più le extension alle ciglia, per fortuna, sto ricominciando ad utilizzare i miei vecchi mascara. Ho acquistato questo, mi sembra qualche mese fa, dovrebbe essere in primavera, che è il Paradise Ecstatic di L'Oreal. Mi ricordo che mi trovai davvero molto bene. Ha questo scovolino che assomiglia molto ad un famosissimo mascara, ossia il Better Than Sex di Too Faced. L'ho rispolverato, mi piace moltissimo. Io lo metto nella mia make-up routine quotidiana perché vorrei assolutamente terminarlo, proprio perché mi piace proprio l'effetto che ha sul mio occhio. Per i prodotti viso ho deciso di smaltire, grazie appunto a questo nuovo progetto, questo blush qui. Questa, vedete, è una palette di blush che ho composto io e adesso voglio cercare di terminare perché è proprio, vedete, rimasto pochissimo solo ai bordi. Starfish, di Neve Cosmetics, è un blush molto bello, molto naturale e portabile per tutti i giorni. Devo dirvi che mi piace tantissimo, dura anche abbastanza, quindi visto che sono agli sgoccioli lo termino. Introduco nel mio progetto smaltimento questo siero per le labbra, Dr. Organic Rose 8 Lip Balm Serum. È una sorta di siero, quindi non è un burro cacao che va messo sulle labbra prima di mettere il burro cacao, il rossetto, rossetto liquido, lucida labbra, eccetera. Dà un effetto un pochettino specchiato. È molto buono, mi piace molto, però non lo dovete vedere come un vero e proprio burro cacao, ma più come un siero. Essendo quasi terminato, lo finisco e basta. Anche perché ha un profumo ottimo e non mi dispiace affatto. Visto che in questi mesi lo sto utilizzando abbastanza, soprattutto quando sono fuori casa, e l'ho messo anche in questo periodo che sono stata influenzata, avevo le labbra molto secche, introduco il Fenty Beauty Lip Gloss. Anzi, nello specifico, il Fenty Glow Gloss Bomb. È bellissimo, ha un colore spettacolare. Cercherò di finirlo il prima possibile, proprio perché mi piace molto. E anche questo prodotto ve lo consiglio se volete togliervi uno sfizio, perché dà proprio un bell'effetto lucido sulle labbra e dura anche tantissimo. Ed infine, essendo praticamente terminato, vado ad introdurre nel mio progetto smaltimento questo spray di Essence. È lo spray fissante illuminante Glow to Go. Siamo proprio anche con questo, cioè rendetevi conto, agli sgoccioli. Lo metto sicuramente per fissare il trucco nei prossimi giorni e sarà finito anche questo prodotto che mi piace abbastanza, però questo dispenser,
lascia il viso a chiazze, cioè lascia il prodotto all'interno a chiazze, e non mi piace molto perché, essendo illuminante, ti ritrovi proprio le chiazze luminose su tutto il viso. Con questo, ragazze, è tutto. Spero che questa nuova tipologia di video mi sia piaciuto. Vi mando come sempre un bacio grande. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!